Allora, passiamo alla causa ultima, numero 13. Conflitto tra enti 5 del 2015. Regione Veneto contro Presidente del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Veneto. Per la Regione Veneto, avvocati Ezio Zanon, Mario Bertolissi, Vittorio Domenichelli, Francesco Rossi, Luigi Manzi. Per Presidente del Consiglio dei Ministri, avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone. La parola al giudice Barbera. Con ricorso notificato nel giugno del 2015, la Regione Veneto ha promosso un conflitto di attribuzione in relazione ad una deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, dell'aprile 2015, nonché degli atti e delle deliberazioni presupposte ed eventualmente adottate medio tempore. Deliberazione della Corte dei Conti con cui è stata dichiarata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014. Con una prima censura, la Regione ricorrente si duole che il controllo operato dalla Corte dei Conti, invece di essere meramente documentale ed esterno, sia stato esercitato valutando l'inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi e quindi sindacando il merito delle loro scelte discrezionali, e ciò in violazione dell'autonomia istituzionale, legislativa, contabile e statutaria della Regione stessa. La sezione, secondo questa prima censura, la sezione della Corte dei Conti, avrebbe utilizzato criteri diversi da quelli stabiliti dal noto decreto legge numero 164 del 2012 e dal decreto del Presidente del Consiglio del stesso anno. Con la seconda censura, la Regione Veneto lamenta che la sezione regionale di controllo abbia erroneamente disconosciuto la regolarità delle spese sostenute per l'instaurazione dei giudizi innanzi al giudice amministrativo. Giudizi volti a contestare la dichiarazione di irregolarità dei rendiconti provenienti dalla medesima sezione regionale di controllo. Con la terza censura, la Regione lamenta l'illegittimità del controllo in relazione alle spese effettuate per il personale. La sezione regionale avrebbe interpretato erroneamente il quadro normativo di riferimento e avrebbe svolto un controllo sui contenuti degli incarichi e dei progetti, andando ben oltre il controllo documentale. Con la quarta ed ultima censura, la Regione ricorrente si duole dell'erroneità del controllo relativo alle spese per consulenze, studi, incarichi e convegni, nonché per le spese delle pubblicazioni a stampa. In breve, secondo tale censura, la sezione di controllo avrebbe utilizzato surrettiziamente il criterio di inerenza, travalicando il limite del merito politico-amministrativo. L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato nel giugno 2015, ha formulato tre eccezioni di inammissibilità. In primo luogo ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la Regione Veneto non ha impugnato tempestivamente una deliberazione precedente con cui la sezione regionale di controllo aveva formulato osservazioni ai fini della regolarizzazione del rendiconto, ma ha impugnato soltanto la deliberazione successiva, la 227 del 2015. Una seconda eccezione dell'Avvocatura dello Stato, l'inammissibilità del ricorso per genericità delle censure proposte. La Regione avrebbe omesso di allegare con precisione come e per quali spese la sezione della Corte dei Conti avrebbe sconfinato nella lamentata valutazione di merito. Terza eccezione dell'Avvocatura, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di tono costituzionale. Riguarderebbe non tanto questione attinente al riparto delle attribuzioni, ma una diversa interpretazione delle norme che disciplinano detto controllo. Con una memoria depositata nell'aprile del 2016, la Regione ha riferito, qui successivamente appunto alle precedenti deliberazioni, ha riferito essere intervenuto un parziale annullamento
della deliberazione in questione da parte delle sezioni unite della Corte dei Conti. E pertanto chiede a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua, relativamente alle spese defensionali e a quelle per il personale. Però, a parere della Regione, la delibera rimarrebbe efficace solo con riguardo ad alcune spese indicate, in particolare nel numero 5 del modello rendicontazione, quale spese in redazione, stampa, spedizione, di pubblicazione, periodici e anche via, e altre spese analoghe. Per questa parte di spese mantiene la richiesta di doversi dichiarare che non spettava alla Corte dei Conti adottare la delibera in questione e per effetto annullarla laddove non già caducata in via giurisdizionale. Con memoria depositata successivamente, l'Avvocatura Generale dello Stato replica alle deduzioni illustrate dalla ricorrente e sottolinea che permane, a suo avviso, un interesse all'accertamento per porre fine a una situazione di incertezza relativa al riparto costituzionale delle attribuzioni, quindi contraria, se ho ben compreso, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Questo è tutto, Presidente. Per la Regione Veneto la parola all'Avvocato Manzi. Ecco, la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite, in speciale composizione, ha, diciamo, annullato quasi completamente la delibera impugnata in principalità. Basta confrontare gli importi che sono in discussione, che quelli in relazione ai quali è intervenuto l'annullamento sono oltre 200.000 euro il controvalore, e quelli invece in relazione ai quali resta efficace la delibera impugnata in principalità superano di poco i 3.000 euro. Nel rimettermi alla valutazione della Corte, anche a conoscenza della sentenza che ha il suo rilievo, la 104 del 2016, va bene, io mi permetto soltanto di insistere che per non impingere nel merito il controllo della Corte dei Conti può avvenire solo la spesa, solo laddove la spesa di esse risulti incongrua, irrazionale, illogica, in relazione ai mezzi predisposti in funzione dei fini perseguiti, e che di tal che il controllo sull'inerenza della spesa si risolve al più nel controllo della non manifesta irragionevolezza della spesa. Per il resto mi rimetto alla valutazione della Corte richiamando le difese scritte. La parola all'Avvocato dello Stato Marrone. Grazie Presidente. Una breve puntualizzazione in ordine alla permanenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza del conflitto sollevato dalla Regione Veneto, situazione di incertezza che in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni che permane anche alla luce del precedente di questa Corte, la sentenza numero 9 del 2013. Quanto alle eccezioni sollevate nelle memorie e nelle difese in atti, le stesse, ricordo a me stesso, sono state ritenute fondate per la parte in cui si eccepiva la mancanza di tono costituzionale delle censure mosse dalla Regione in riferimento a motivi sostanzialmente
identici a quelli di cui oggi ci occupiamo con riferimento al rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 della Regione Veneto, sempre esaminato dalla Corte dei Conti. E appunto la vostra sentenza 104 del 2016 ha appunto ritenuto fondate queste eccezioni. Viceversa, sul primo motivo di censura ne è stata rilevata la infondatezza, poiché la censura mossa non coglie appunto non mette in discussione non la mancanza di potere conferito alla Corte dei Conti, quanto piuttosto ne denuncia il cattivo uso. E ragione per cui io insisto per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto e dunque per il rigetto del ricorso, siccome inammissibile e infondato. Grazie Presidente. Bene, l'udienza è terminata.